Bene, credo che sia l'ora di cominciare. Ci troviamo stasera alla UBIC per uno dei nostri appuntamenti sui libri. In particolare stasera presentiamo un libro che dovrebbe far parte della sezione letteratura contemporanea. Per presentarlo a due esperti di cui non vi leggo il curriculum perché è talmente lungo che se mi accartassi a leggere il curriculum del professore e della dottoressa perderemo tutta la serata, non è il caso. È bene che parliamo di io dirò appena qualcosa, ovviamente il libro l'ho letto ed è sicuramente un libro da leggere perché affronta una tematica delicata. Questo libro ha due protagonisti, a mio parere. Uno è l'autore, un certo signor G, non meglio identificato se non per un caratteraccio, ma penso che sia un pezzo dell'autore, perché non credo che poi sia così, come dire, antipatico come vuol far credere. È una persona molto colta ed è una persona che affronta la vita con molte domande, molti perché. L'altro protagonista è Parkinson e io credo di essere qui anche perché sono una collega di Parkinson, quindi questa esperienza in qualche modo la vivo anch'io sulla mia pelle. Ovviamente non vi racconto il libro perché dovete leggerlo, soprattutto non vi dico la fine. Oltre a questi due protagonisti ci sono tante figure di donne, poi penso che il professore ci dirà qualcosa anche su questo, però potremmo dire che ognuna di queste donne particolari, come dire, contribuisce a fare un unico archetipo di donna, forse di donna ideale, non saprei, bisognerebbe chiedere all'autore, ma non credo che l'autore voglia comparire visto che è solo il signor G. Allora do la parola molto volentieri al professor Gaudio, che è professore di letteratura, poi alla dottoressa Francesca Greco, penso che così vada bene, prima l'uno e poi l'altro, e poi sarà lo spazio per gli interventi da parte vostra. Grazie. Allora, buonasera. Cercherò in qualche modo di, prendendo spunto da questo romanzo, cercherò di individuare una specie di disposizione al romanzo, cioè il modo in cui l'autore ha fatto sua questa necessità di scrivere e l'ha versata in un genere. È stato il romanzo, in questo caso nulla può escludere che avrebbe potuto usare anche un altro genere. Mi sono fatto questa idea, quindi cercherò di distillare brevemente questa disposizione, partendo da come è strutturato il romanzo e poi risalendo piano piano a questo nucleo che avrei intenzione di affrontare. Ovviamente cercherò anche di farò un rapido cenno anche alle tematiche di cui molto probabilmente poi si occuperà la dottoressa, per ragioni ovviamente le declinerò in termini squisitamente letterari, poi sulle questioni magari più etiche, no? Legate alla questione ne potremo parlare, no? Comunque ne parlerà lei. Il protagonista è un signore che ha 42 anni, nel piano delle sue forze, corre più veloce che a 20 anni, nuota per chilometri, pratica la boxe, esercita egregiamente la professione di avvocato
ed è anche, è un particolare da non trascurare, un accanito lettore. Si chiama G, lettera che forse rimanda al nome dell'autore, o magari anche a Gregor Samsa, il protagonista, no, della Metamorfosi di Kafka. Oppure anche al principe Geni del Geni Monogatari, opera di Murasaki Shikibu, citata, peraltro opera citata all'interno del romanzo. Ecco, questa per la letteratura e in generale per la cultura orientale credo che sia un riferimento che bisogna in qualche modo tenere nel giusto, no? Dargli la giusta importanza. A un certo punto scopre, a 42 anni, appunto, come dicevo, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Così decide di raccontarsi. E il suo è il racconto del modo in cui nella malattia, insieme al corpo, frana tutto quello che c'è intorno. Quindi tutte le relazioni, ogni abitudine. Perché ogni cosa, rinchiusa in una pesante prigione di carne, tende inesorabilmente al nulla. Allora, questo riferimento del nulla è un altro riferimento che vi invito a tenere in considerazione, perché poi ci tornerà utile magari alla fine, quando cercheremo di trarre le conclusioni di questo breve discorso. Quindi la malattia in qualche modo consente al protagonista, all'autore, di rapportarsi al nulla, quindi al niente. Quindi che la malattia colpisca la persona nel suo complesso e non soltanto nel corpo è chiaro sin dalle prime pagine. Non so se sono d'accordo con me le persone che in qualche modo l'hanno letto. E Gine ha un primo sentore allorché con la morte del padre, che è affetto da Alzheimer, inizia a prefigurarsi con nettezza il carattere della propria malattia. Quindi la malattia del padre gli serve in qualche modo per iniziare a prendere coscienza della propria. Come lui finirà nel nulla, semplicemente non ci sarà più. Nulla di tutto quello che posso pensare, dire e fare ha il potere di cambiare il finale. Questo lo dice nelle prime pagine del libro, in qualche modo anticipa quello che poi sarà il finale della storia. Per liberare la propria vita dall'evidenza di una fine inesorabile, diventa centrale il diritto di morire, senza che nessuno possa pretendere di determinarne l'esito, in qualche modo. In particolare quando la vita, come quella peraltro dello scarafaggio, no, della Metamorfosi, non è altro che una scura prigione. In particolare in questo caso ovviamente il diritto di morire diventa ancora più centrale. E invece la tua vita appartiene allo Stato, che fa finta di essere laico, dice l'autore, e ai corpi della Chiesa, e non puoi disporne perché, a quanto dicono tutti, hai dei doveri sociali. Dopo una vita trascorsa a tenere in debita considerazione tali doveri e a fronteggiare le prevaricazioni altrui, G, fiaccato se vogliamo dalla malattia, però anche reso sorprendentemente lucido dalla malattia, prepara uno stratagemma che possa poi porre fine alla sua esistenza, e su questo non dirò altro, così poi... quello di G, quindi, è un libro che evoca il complesso dibattito etico-giuridico sull'eutanasia attiva e passiva e sul diritto al rifiuto dei trattamenti terapeutici. Soprattutto è un libro sulla necessità improrogabile che la coscienza
riprenda pieno possesso del diritto alla vita di cui ogni individuo dovrebbe essere l'unico titolare. Sul tema in questione, i diritti fondamentali della persona, poi credo che ne parleremo, in Italia sono tutelati dagli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione e dalla sentenza del 25 settembre 2019, la numero 200, mi sono appuntato il numero, ho studiato, numero 242, poi depositata più avanti, da un'attesa sentenza della Corte Costituzionale, che nel rispetto di alcune condizioni, cioè un paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, che sia sottoposto a trattamenti, salvavita, eccetera, eccetera, in presenza di patologie irreversibili e via discorrendo, ha decretato questa sentenza, la non punibilità del suicidio assistito ai sensi dell'articolo 580 del codice penale. Ho smesso di dare i numeri. Come è noto, esso prevede, questo articolo 580, 12 anni di carcere per chi assiste o istiga al suicidio. Sembrerebbe, insomma, che il quadro giuridico abbia finalmente preso atto della centralità del diritto di scegliere, ma molte cose, d'altro canto, ancora mancano attraverso una norma, ad esempio una normativa che regoli l'obiezione di coscienza da parte dei medici, credo che sia essenziale. La palla ovviamente passa al Parlamento, che questo si può dire anche da non addetti ai lavori, per troppo tempo è rimasto forse inerte, no? Nonostante le sollecitazioni da parte della Consulta. G dal canto suo che cosa fa? Io l'ho svegliata. Non so, troppi numeri. G, dicevo, non mi dispiace, G dal canto suo vuole scegliere la morte, vuole disporre della libertà di morire, anche perché tutto gli risulta ormai intollerabile e a legarlo alla vita non restano che pochissimi aspetti. Forse, si capisce a un certo punto, soltanto l'esile filo dello sguardo di sua figlia, con la quale, una delle donne del romanzo, con la quale intrattiene un rapporto del tutto particolare. Magari parleremo dopo, se ci sarà tempo. Il romanzo non è un'autobiografia, ecco, questo credo che sia utile precisarlo, ed è lo stesso autore a puntualizzarlo, no? Nella parte finale del volume. E più esattamente, allora, non è un'autobiografia, che cos'è? È più esattamente, a mio avviso, un memoir, nel quale la malattia induce a imporre un ordine a ciò che accade a me e al mio corpo. Cos'è un memoir? È un testo, in qualche modo, dove è possibile combinare memoria e immaginazione, quindi fatti, diciamo così, se è concesso parlare di fatti veri o meno veri a proposito della biografia di una persona, comunque fatti acclarati, diciamo così, e fatti che invece sono frutto di, sì, dell'immaginazione o comunque di un'elaborazione individuale, ecco. Quindi combinare però memoria e immaginazione non solo come strategia narrativa, ma anche come strategia vitale, ecco, questo mi piacerebbe che teneste a mente, insomma, non solo. La letteratura non è mai solo letteratura, io questo lo posso dire senza timore di essere smentito. E questo è un caso, diciamo così, emblematico. Attraverso questo connubio di memoria e immaginazione perveniamo a una specie di creatività potenziata. Ecco, è come se l'immaginazione traesse in qualche modo forza dalla memoria, è come se la memoria a sua volta traesse forza dall'immaginazione, quindi questa creatività che ne risulterebbe sarebbe in qualche modo potenziata.
Inoltre, oltre a questa creatività potenziata, c'è anche una certa visione, ecco, che ha a che fare con quella disposizione al romanzo di cui parlavo all'inizio, no? Una visione della realtà. Che tipo di visione della realtà? Una visione della realtà che non è compatta. Perché non è compatta? Perché non è la realtà così come, che ne so, posso toccarla oppure posso vederla. È un altro tipo di realtà che fruisce della mia creatività, della mia immaginazione, della mia memoria, che molto spesso è fallibile. Quindi è una sorta di realtà, se vogliamo, aumentata, non compatta, chiamiamola così. Mi piace molto questa definizione. Sempre questa idea, chiamiamola così, di letteratura, perché è di questo che mi interessa parlare, mi consente un'altra cosa. Me autore, ovviamente quando uso la prima persona sono io che mi immedesimo a tal punto con l'autore che addirittura ne parlo come se fosse lui, ma magari sbagliandomi, però è quello lì l'intento. È come se attraverso questo stratagemma, dicevo, l'autore, il narratore, cercasse di parlare con se stesso. Trovasse un modo migliore, un modo più efficace, diciamo così, per parlare con se stesso. Perché l'autore, l'anonimo G, non è interessato alla verità univoca dei fatti verificabili, anche perché è impossibile da stabilire questa verità, come dicevo prima. Piuttosto è incuriosito dai racconti molteplici e provvisori che magari scaturiscono dal contrasto di punti di vista differenti, o anche distanti tra loro nel tempo, e che contengono, no, sfumature diverse di verità. Come autore della mia morte, G accetta che la propria responsabilità non sia quella di riempire gli spazi in cui mancano le informazioni. Non gli interessa. Perché essa consiste piuttosto, questa responsabilità, nell'accettare questi spazi vuoti, di nuovo il vuoto, di nuovo il niente, come una parte fondamentale tanto del memoir quanto della vita stessa. Ciò che nella malattia ci sfugge o non ci sembra troppo sicuro può essere più rivelatorio di ciò che ricordiamo di aver vissuto o che abbiamo adesso sotto i nostri occhi. Così l'immenzionabile prende forma man mano che l'autore trova le parole per raccontare la propria storia, anche se riconosce che quella storia possa, alla fine dei conti, rivelarsi provvisoria o incompleta. G scrive per capire, insomma, chi è, cosa sta diventando, ma anche per limitare in qualche modo la catastrofe, no? Per riparare in qualche modo il danno procurato dalla malattia, per ripristinare il senso e la coerenza della vita, per respingere ogni ulteriore presa in carico della vita di ciascun individuo da parte del potere. E qui un riferimento essenziale a Michel Foucault, che peraltro è citato anche nella postfazione dell'autore che chiude il volume. Quindi G scrive come se fosse mosso dal desiderio di far comprendere come sulla propria vita debba prevalere il diritto di ciascuno su ogni altra considerazione e interesse sociale. Queste sono parole dell'autore. È come se l'eloquenza di G fosse l'eloquenza della sua stessa malattia, che gli consente di riraccontare, cioè raccontare nuovamente, la propria esistenza. La malattia gli chiede di pensare in maniera diversa, insomma. Attraverso essa impara cosa significa il corpo,
anche quello coinvolto nelle sue disordinate scorribande sessuali che caratterizzano una parte e non quella meno significativa del libro, no? Del volume. Per farlo è necessario che descriva le sue esperienze senza falsificazioni, senza romanticizzare la sua situazione. Ecco, questo è un altro passaggio che secondo me è molto importante, senza romanticizzare la sua situazione, cioè esprimendo compiutamente ciò che sembra spaventoso e senza senso. Può farlo magari attraverso la lettura, leggendo, che ne so, Tolstoi o Thomas Mann o mille altri libri, ma anche scrivendo, quindi lettura e scrittura insieme, cioè occupandosi del dramma quotidiano del proprio corpo, con il suo humor, apprezzando gli aspetti comuni e prosaici della vita, comprendendo l'importanza del tempo, ma anche passando attraverso la lettura, che non è mai, lo ribadisco, separata dalla vita. Così G si rende conto che è possibile sopravvivere almeno fino a quando l'ultima pagina sarà stata letta oppure scritta. Come è facile notare, quella di G non è una narrazione del caos, senza coerenza, senza un ordine distinguibile degli eventi che si susseguono, però il suo finale è caotico, cioè il libro termina nel caos. Cioè G magari ammette anche la sua sconfitta, e anche se, anche la sua narrazione non è caotica nella forma, lo è nel modo in cui termina. La mia morte ha una linea narrativa che non prevede il recupero della salute né alcun risarcimento. Per ogni malattia c'è una cura? No. Va bene. Ma per ogni sofferenza c'è un rimedio? No. Si può sfuggire alla morte? Certamente no. Quella scritta da G è però una narrazione di ricerca, perché è aperta alla crisi come fonte di crescita e di cambiamento. Cioè, con la malattia tutto cambia, e G descrive accuratamente tutto dal momento in cui comincia a sospettare che qualcosa non va. Descrive le ferite del suo corpo, le sfide, quelle poche vinte che per un attimo lo risollevano e quelle perse che lo gettano nella disperazione, così come quelle che lo segnano irrevocabilmente e che poi lo conducono al finale. E proprio passando per questo percorso che il memoir di G, pur essendo volto alla morte, non accorda alcuna dimensione mitica alla vita. E questo, secondo me, rientra molto in quella disposizione al romanzo e quindi alla vita di cui parlavo all'inizio. Rinchiuso nella tua stanza interiore più buia, proprio mentre tua figlia è lì accanto al tuo letto che ti guarda e ti sorride benignamente, il sonno arriva come un'onda enorme che ti bagna, ti culla e ti trascina in mezzo a un mare senza fondo. Questo è tratto da una delle pagine, secondo me, più significative del libro. È davvero tutto qui, ed è già soltanto per questa totale assenza di superfetazione che la storia di G è degna in qualche modo di essere letta. Un'ultima glossa sul nulla di cui parlavo all'inizio. Al nulla che insiste sulla malattia e dunque sulla stessa vita, posso rispondere soltanto attraverso una disposizione particolare, attivissima secondo me in questo autore, che mi metta nella condizione di comprendere questo nulla, in un certo senso di accettarlo, in quanto endemicamente connesso alla mia stessa esistenza. Questa disposizione è la disposizione di G al romanzo, cioè la necessità stessa del romanzo, che, si badi bene, non si esaurisce nella scelta di un genere o di un altro, quello che in qualche modo vi avevo anticipato all'inizio. È più propriamente una disposizione alla vita, alla piena comprensione, non compatta, abbiamo detto prima, ma piena di ciò che mi circonda e che passa anche attraverso l'orrore della malattia.
ma non cerco compassione e non voglio essere compatito. Mi servo della malattia, prendo spunto da essa per capirmi più a fondo, per comprendere meglio ciò che mi circonda, il nulla che è intorno a me, che era già nulla prima che scoprirsi di essere malato. Ecco, forse questa è un'altra acquisizione molto, molto importante. Ma che la malattia ha reso più evidente, più visibile, più in qualche modo raccontabile. Un nulla al quale, quando diventa insopportabile, voglio avere il potere di oppormi e al limite anche di mettervi fine. Prego. Buonasera, grazie per l'invito, complimenti al professore, grazie alla professoressa Florio. E grazie per l'invito perché per me è stata un'opportunità proprio la lettura di questo libro. Non sono uno scrittore, non sono un letterato, io sono un medico, per cui la lettura di un romanzo così, così intenso per me è stata sicuramente un'opportunità, un'ulteriore opportunità di capire e di veramente... toccare con mano quello che provano i miei pazienti, anche se non ci voleva una lettura di un libro, visto che lo vivo giorno per giorno. Ma il tema affrontato con grande sentimento e con un grande coinvolgimento dal nostro autore è un tema molto forte, molto dibattuto. Io ringrazio il professore che ha scritto tutti gli articoli, perché io non sono stata così ligia, perché volevo in realtà dare delle dare degli spunti di riflessione e porre l'attenzione su alcuni aspetti invece diversi del libro. Non essendo un letterato, ma essendo un medico, io non ho potuto non leggere che come un medico questi scritti e queste pagine, per cui è chiaro che è diventata un'opportunità. È un tema molto dibattuto, quello dell'autodeterminazione anche nella malattia, no? Quello di poter scegliere cosa fare del proprio corpo quando si soffre. Però è anche vero che, per cui lungi da me da dare giudizi, rispetto troppo i miei pazienti e rispetto troppo la malattia e la sofferenza per poter reggermi qua a prendere una posizione netta. Però essendo medico vorrei cercare di far capire quello che è il punto di vista di molti medici che come me si approcciano a quella che è la malattia inguaribile, quella malattia cronica che poi inesorabilmente non ha più una risoluzione, non trova più una cura nella medicina, non trova più una guarigione nella medicina, però che comunque necessita di cura, necessita di assistenza, necessita di tutela. E farvi capire per me che cosa significa essere medico mi rende la vita facilissima il nostro protagonista, perché lo dice a pagina 20, quando parla con una dolcezza e con un'immensa stima di questo suo papà, e dice: faceva il medico, lo faceva perché lo sapeva fare, e se lo sapeva fare, cioè curare le persone, lo doveva fare. Lui salvava vite, il resto non contava. E mio padre sentiva il peso della responsabilità che portava. Chi sceglie non è una professione, no? È un percorso, una scelta di vita. Chi sceglie di fare il medico come scelta di vita porta giorno per giorno questo senso di responsabilità e questo peso nella propria vita di tutti quanti i giorni. Ecco perché ho sentito veramente vicine queste parole, la descrizione del suo papà, e diceva: mio padre, prima che specialista, prima che medico, era una persona buona. Per questo era un grande medico e un grande specialista, e io ho deciso di fare il medico per questo motivo, perché volevo curare le persone, le volevo salvare in qualche modo. Ero giovane, sono passati quasi 25 anni da quando ho scelto di frequentare la facoltà di medicina. Io volevo curare le persone, le volevo salvare, e ho scelto di fare il medico perché per me il rispetto della dignità dell'essere umano veniva prima di ogni altra cosa. E questo desiderio, questa favilla di umanità non si è spenta con la professione, è continuato ad andare avanti. Ho scelto di fare il medico perché di studiare e continuare a studiare, volevo garantire ai miei pazienti la sensazione di sentirsi sia umanamente che professionalmente affidata nelle migliori mani possibili. E questo lo diceva il papà
del nostro protagonista. Diceva: se vuoi fare il medico devi puntare solo alla perfezione. Crescendo mi sono resa conto che la perfezione non esiste, che ci possiamo aspirare, ma non esiste. Che siano i medici e sia i nostri malati, siamo esseri finiti. Che questa macchina perfetta che è il nostro corpo, in realtà si ammala. E la malattia fa parte di un percorso, la malattia fa parte di quello che è la nostra vita. Quello che io invece voglio focalizzare è il diritto che noi, è il dovere che noi medici e noi popolazioni abbiamo di dover garantire le migliori cure possibili a qualunque persona in un percorso di malattia anche inguaribile, e il diritto di questi pazienti ad accederci. Occuparsi di cure palliative significa approcciarsi a una persona che necessita il mantenimento di una dignità, una persona che, come diceva il professore, sente di aver perso tutto, perché la malattia globalmente colpisce, la malattia inguaribile, una persona non solo nel corpo ma anche nella sua dignità, ma anche in quello che è il suo ruolo sociale, in quello che è il suo ruolo a casa, in quelle che sono le sue performance mentali e fisiche. Le cure palliative sono la garanzia a questo, ma attualmente in Italia è servita una legge nata 10 anni fa, la legge 38/2010, per garantire il diritto dei pazienti ad accedere alle cure palliative e per garantire il dovere di noi medici di garantire ai nostri pazienti le migliori cure palliative possibili, e direi anche ai nostri legislatori, che per troppo tempo hanno lasciato non solo la situazione, la legge sull'eutanasia, ma anche la legge sulle cure palliative un po' allo sbaraglio. La legge in Italia, si sta muovendo qualcosa sull'eutanasia, anzi più di qualcosa, inevitabilmente ci sarà una legge. E quello che io dico è che, e mi rifaccio a qualcos'altro che ha scritto l'autore, è che nella mia vita forse sono stata una privilegiata, perché in 10 anni che mi occupo di pazienti in cure palliative o che necessitano di terapia del dolore, non ho mai sentito un paziente che mi chiedesse di morire. Credo che è stato un mio privilegio, ma sicuramente sentivo pazienti che si sentivano stanchi e che mi chiedevano tempo, però che mi chiedevano buon tempo, il miglior tempo possibile per passare quello che la vita gli regalava ancora con i propri cari, nella maniera più dignitosa e nella maniera più felice possibile, per quanto la malattia potesse dare felicità. E il nostro autore ce lo dice, che fondamentalmente la differenza lo fanno i sentimenti e lo fa il contesto intorno ai nostri malati, perché ci dice a pagina 72, no? In questa figura di questa donna meravigliosa, Barbara, che ho trovato molto molto interessante e nella quale mi sono molto identificata come pensiero, come personalità, dice: ha cercato la felicità ovunque senza trovarla in questa vita ricca, in questa vita piena di opportunità, e poi l'ha trovata dove non si aspettava di trovarla, proprio quando la vita toglieva forza, quando la vita toglieva opportunità, quando la vita toglieva performance fisiche, quando la vita toglieva certezze. Lui ha trovato quella felicità, quando è riuscito a ricostruirsi quella che era forse nel suo immaginario un immaginario di focolare domestico, di certezza di affetto, di certezza di amore. Ho conosciuto mamme che, nonostante lacerate dai dolori, non mi chiedevano di dormire, mi chiedevano la lucidità per poter vivere più possibile vicino ai propri bambini. Ricordo una paziente, ne ho parlato con la professoressa, che mi chiedeva con lucidità: non voglio la flebo qui, ma la voglio qui, perché qui mia figlia dorme con me la notte, io mi abbraccio a mia figlia. Con un'estrema lucidità, non mi veniva chiesto di diminuire il tempo, ma mi veniva chiesto di dare tempo buono. E ho conosciuto mogli, mariti che avevano desiderio di stringere e di tenere le mani del proprio caro, anche se erano mani tremanti, per più tempo possibile, ma quello che chiedevano era sempre solo tempo buono, il miglior tempo possibile. Quindi il miglior tempo possibile è un tempo dignitoso nonostante la malattia. Questo ce lo garantisce le cure palliative. La legge sull'eutanasia, io sono sicuro che ci sarà, ma quello che noi dobbiamo garantire prima ancora che l'opportunità di scegliere di morire è l'opportunità che i nostri pazienti abbiano di scegliere di vivere bene, e questo ancora è negato. Attualmente, nonostante ci sia una legge,
sono negati i più banali diritti dei nostri pazienti a poter conoscere prima cosa di tutto le cure palliative. Questo l'ho capito quando un anno e mezzo fa Marina Rita Di Meana pubblicizzava quella che era la sedazione palliativa a cui era ricorsa come se fosse una novità. Tutti mi chiedevano, ah beh, è stata approvata, invece no. Esiste da tantissimo tempo, ma la gente non conosce delle opportunità che le cure palliative ci danno. Le cure palliative, il testamento biologico, le disposizioni anticipate di trattamento, la terapia del dolore, la sedazione palliativa, sono tutte opportunità che i nostri pazienti, insieme all'opportunità probabilmente di poter scegliere di dire non voglio più vivere, ma devono conoscere, perché devono conoscere che ci sono delle opportunità per poter sicuramente vivere più dignitosamente possibile il proprio tempo. E un altro passo che a me è molto piaciuto è stato questo, solo uno sprazzo, io non è che voglio spoilerare come dicono adesso i ragazzi, però è importantissimo per me far capire. Lui dice, non riusciva a capacitarsi ancora di come, su pagina 42, di come il suo corpo lo avesse tradito, e la sensazione di sentirsi invincibili che a volte, quando siamo nel pieno delle nostre forze e della nostra vita, abbiamo la sensazione di avere il corpo completamente il nostro governo, il nostro possesso, ma non è così perché non siamo invincibili. La malattia è un percorso, no? La malattia è, noi non ci possiamo sottrarre, è un percorso anche solo se non è malattia inguaribile, dovuto al normale processo di invecchiamento, ma il diritto alle cure, quello assolutamente deve essere garantito. Come medico, io sono un anestesista rianimatore e mi sono specializzata e ho deciso solo ed esclusivamente di occuparmi di terapia del dolore e cure palliative. Abbiamo fondato con un gruppo di operatori sociosanitari due anni fa un'associazione di promozione sociale Pallium Calabria che si occupa proprio di questo. Quando mi sono trovata nelle condizioni da giovane medico di dover dimettere un paziente che sapeva che non trovava più una sua precisa collocazione in un ospedale dove già stentano a trovare collocazione i pazienti che sono affetti da una malattia in acuto, quella, la mia sofferenza, il mio fallimento più grande era non poter continuare a tenere la mano e accompagnare questi pazienti a casa propria. La disperazione più grande che io vedevo era che questi pazienti si sentivano soli e abbandonati dal sistema sanitario nazionale. Dici, perché? Perché io non ho più una precisa collocazione? Adesso io a chi mi rivolgerò? Perché non sono più nessuno, già la malattia mi sta togliendo tanto, adesso non sono più nessuno neanche per i medici. Le cure palliative sono questo. La nostra associazione era nata non per sostituirsi naturalmente al sistema sanitario, che è la nostra battaglia più grande, ma proprio perché abbiamo sentito l'esigenza totale di dover accompagnare i nostri pazienti a non farli sentire soli, soprattutto quei pazienti che non avevano un contesto familiare al quale appoggiarsi. La mia battaglia più grande, io non lascerò mai soli i miei pazienti, anche quando ci sarà la legge sull'eutanasia, perché è giusto che qualunque tipo di persona, con qualunque tipo di aspettativa, non si senta solo e deluso dal proprio stato, d'accordo? E quindi io non mi metto a giudice, ma una cosa la dico, la mia battaglia più grossa è garantire ai pazienti, la mia vicinanza, garantire ai pazienti le cure di cui sentono bisogno. Io quella mano non la lascerò mai al mio paziente, non come persona, perché come persona umanamente forse nessuno lascerebbe una mano che stringe, come medico, che è meno scontato, non le lascerò mai quelle mani. Però sicuramente dobbiamo lavorarci molto. La politica, noi medici, le associazioni hanno il dovere, e questo libro è una grossa opportunità davvero, di parlare di questi temi e di creare delle alternative. Ognuno deve sentirsi libero di poter vivere come meglio crede. Io però, che sono stata una lettrice e quindi ho avuto la mia visione di questo libro, non posso non concludere leggendo quello che è un passaggio di questo libro, che nonostante il caratteraccio dell'autore, del protagonista, nonostante le varie sfaccettature che il professore ha elencato, a me ha dato la chiave di lettura, forse non voglio dire più romantica, ma sicuramente che più mi appartiene. Poi ognuno fa proprio un libro che legge, no? E a pagina 121 lui dice:
Che vita hai avuto? Hai fatto cose che tante persone sane non farebbero se avessero tre vite a disposizione. È stato anche il Parkinson a scuoterti. A volte l'hai anche benedetta questa malattia, perché ha aggiunto luce, intensità, passione alla tua vita. Tutto ha avuto più sapore e senso. Ti ha dato il coraggio di essere generoso, facendoti pensare oltre te stesso. E hai fatto tutte le cose in maniera diversa. Lungi da me pensare che la malattia sia una benedizione, come è stato detto qua in un momento, ma forse anche nella malattia un'opportunità bisogna saperla cogliere, un'opportunità per reinventare la vita con le difficoltà che la malattia ci dà. Forse questo è il segreto un pochino per non farsi vincere completamente dalla malattia, per cui io ringrazio davvero dell'invito e ringrazio di questa opportunità. Io porterò queste scritte, porterò i sentimenti di questa persona malata di Parkinson nella mia vita quotidiana, al letto dei miei pazienti, perché è stato davvero un arricchimento e una crescita in due. Spero di aver lasciato quello che per me era il messaggio più importante come medico dopo aver letto quest'opera. Grazie. Ringrazio molto la dottoressa Greco e il professor Claudio, perché da due punti di vista ovviamente diversi, hanno comunque dato un grossissimo contributo alla conoscenza di questo libro. E siccome, come voi sapete, il Circolo di Cultura Tommaso Cornelio si pone domande, qualche domanda possiamo porcela pure noi, quindi se ci sono persone che desiderano intervenire, lo facciano con la delicatezza che il tema richiede. Siamo qui per discutere, non dobbiamo prendere nessuna decisione, però possiamo approfondire questi argomenti che sono stati trattati. Coraggio, se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio. Io vorrei chiedere una cosa alla dottoressa. Poi devo passare. Sì. Vorrei chiedere innanzitutto qual è il confine tra l'accanimento terapeutico e poi l'eutanasia. Cioè, visto che la medicina va avanti e sempre più si profila una vita dove le cure, le macchine, insomma, sostituiscono tante cose e diventa accanimento terapeutico oppure la possibilità. Io ricordo le parole di Giovanni Paolo II quando disse: lasciatemi andare. Ecco, qual è questo confine oggi? E poi un'altra domanda rispetto a quello che lei ha detto sulla sua esperienza, cioè che cosa, cioè queste, tutte queste cure palliative di cui lei parla, che potrebbero fare molto e che nessuno conosce, allora perché nessuno le conosce? Cioè perché non sono alla portata di tutti? Cioè che cosa dobbiamo fare per essere informati di chi è la responsabilità? Perché poi alla fine c'è sempre qualcuno che ha la responsabilità. Grazie. Beh, diciamo confine fra accanimento terapeutico e eutanasia. Più che confine fra accanimento terapeutico e eutanasia, io direi che bisogna cercare di capire quando si cade nell'accanimento terapeutico, cioè quando si proseguono dei trattamenti che non possono assolutamente portare a guarigione, c'è un'aspettativa di vita limitata. È chiaro che attualmente siamo andati molto avanti col testamento biologico e con le disposizioni anticipate di trattamento, perché fanno proprio in modo che qualcuno possa autodeterminare la propria scelta di quelli che sono, con il consenso informato, i trattamenti sia farmacologici che meccanici a cui una persona vuole dire di sì o vuole dire di no. Ed è obiettivamente un grande passo avanti, perché una persona, sia che non sia malata, sia che sia malata, può dettare proprio un testamento da un notaio o negli uffici appositi che sono stati, ancora in alcune regioni non sono stati istituiti, un vero e proprio testamento, sia con una scrittura privata fatta a casa e registrata, sia laddove non c'è la capacità di poter scrivere, con delle videoregistrazioni. E viene registrato questo testamento. Per esempio, voglio fare un esempio sui malati di SLA. Il malato di SLA può decidere e firmare un documento che dice: quando i miei polmoni non potranno più respirare,
io decido di non essere intubato, decido di non essere sottoposto alla tracheostomia e quindi essere ventilato anche per 10, 20, 30 anni da una macchina, decido di dire basta, quella non è eutanasia. Non è eutanasia perché è la normale, è il normale proseguo di una malattia per cui non c'è più, il paziente non vuole più essere curato artificialmente, quella non è eutanasia. Io dico basta, adesso il mio momento è arrivato, decido di spegnermi senza respirare. Lì le cure palliative ci aiutano perché dicono: io non ti faccio morire soffocato, sarebbe una morte terribile. Chi scriverebbe: allora io adesso non voglio essere tracheostomizzato, voglio provare quelle ore di disperazione? No, c'è la sedazione palliativa, che è una sedazione che consente a pazienti con determinate caratteristiche. Un tempo veniva chiamata terminale, è stato tolto il termine di terminale, è stato indotto palliativo proprio perché non si voleva dare l'idea che fosse una sedazione a cui si può ricorrere solo perché siamo lì lì per morire. E allora dici: noi sediamo questo paziente che ha deciso di non proseguire le sue cure, di essere ventilato artificialmente, in modo tale che quello che è la sua disperazione perché non riesce a respirare non la deve subire, dorme. E si è visto che la sedazione palliativa non riduce il tempo di vita, per cui non accorcia la vita, ma semplicemente accompagna quella che è una morte più serena, dormendo e non morendo, i pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria intrattabile, hanno per esempio un'emorragia talmente profusa che non può essere più gestita e che sarebbe un accanimento terapeutico portarla in sala operatoria, no? Perché sarebbe semplicemente accanirsi ancora di più sulla malattia, oppure un dolore intrattabile, oppure un'ansia, una paura di morire talmente tale che il paziente non riesce più a stare, no? Oppure l'insufficienza respiratoria. La sedazione palliativa ci viene incontro perché ci dice: ecco, tu non devi, e queste le disposizioni che uno può dare con quello che la legge e ci ha dato negli ultimi anni, no, stiamo andando avanti. Le colpe di chi sono? È un po' colpa di tutti quanti, è un po' colpa della nostra politica, è un po' colpa del fatto che ci sia voluta una legge, per esempio, per dire: tu hai diritto a determinate cose, io te le devo garantire, no? Mentre in altre nazioni magari non ce ne sarebbe stato bisogno. È colpa un pochino del deficit economico, c'è una legge che prevede che devono essere istituite due reti, una rete di terapia del dolore, una rete di cure palliative, addirittura una terza rete di terapia del dolore, cure palliative pediatriche. Ci vogliono i fondi, ci vogliono le risorse, ci vuole sicuramente la volontà di poter dire: lo devo portare completamente a compimento. Abbiamo delle cure domiciliari, abbiamo dei pazienti, dei colleghi in gamba che cercano di fare il massimo, ma non è una rete di cure palliative attualmente. Abbiamo degli hospice domiciliari che ancora hanno troppi pochi posti letto per garantire un'intera regione. Addirittura la Calabria, leggevo di recente che è sotto di forse un'ottantina di posti letto, di un centinaio di posti letto per quanto riguarda le cure palliative sia domiciliari che in istituto. Abbiamo bambini che devono morire fuori dalla propria regione, lontano dal contesto familiare. Per fortuna sono poche i bambini che sono affetti di patologie che poi purtroppo inguaribili, però quei bambini hanno difficoltà. Io ricordo, collaboriamo con un'associazione, Giulia Marinello, questa bambina ha dovuto vivere per 3 anni fuori a Roma in una casa affittata, i genitori hanno dovuto lasciare tutto per portare a una morte serena la propria figlia perché qui non c'era nessuno che gli garantisse le cure palliative domiciliari e la terapia del dolore pediatrica. Questa per me non è dignità, questa per me non è civiltà. La vera civiltà, pensiamo sicuramente alle leggi sul morire, sulla libertà di morte, ma dobbiamo pensare anche la civiltà è quella alla qualità di vita, soprattutto dei soggetti più fragili, no? Come i bambini o le persone che hanno sicuramente difficoltà. Il nostro impegno come associazione è questo: cercare di farci sentire, di colmare il divario. Abbiamo uno sportello informativo con degli avvocati per cercare di informare su quelle che sono il testamento biologico. Abbiamo medici, abbiamo infermieri, siamo pochi, e volontariato. Non sempre si è aperti al volontariato, ma noi ci crediamo. Abbiamo un progetto per una casa accoglienza che accolga anche 4 posti letto per bambini. Ci stiamo lavorando, però se ne sente la necessità, come una legge che dia una
una normativa finalmente ai tanti pazienti disperati che dicono voglio sapere se posso morire e quanto morire, così abbiamo necessità, e io la sento una necessità perché la vivo tutti i giorni sulle difficoltà dei miei pazienti, che per me sono la priorità, la necessità di garantire, e non c'è ancora questa garanzia. Non so se ho risposto alla domanda. Altre domande, interventi? Qualcun altro ha letto il libro o vi stiamo stimolando stasera a leggerlo? Perché chiaramente siamo partiti da questo libro per fare questa discussione. E merita la lettura, non lo dico per pubblicizzare, ma merita la lettura, molto intenso davvero. Molto intenso. È un tema che riguarda tutti, credo. Cioè, ma l'ha raccontato anche molto bene. Tutti un problema, sì, del genere. Sì. Grazie per l'attenzione. I nostri relatori vogliono a lei. Dire. Vi propongo per una breve riflessione. Prego. Io ne ho provato soltanto il libro, l'ho letto. È un libro che mi ha coinvolto molto, è particolarmente intenso e lo consiglio veramente a tutti, perché è uno di quei libri che uno incomincia alle 8 di sera credendo di poter andare a dormire, diciamo, alle 4, alle 10, e poi invece ci si ritrova alle 3 di notte verso fine lettura, un po' stanchi però contenti di essere stati travolti da questo testo. E l'argomento sicuramente è delicato. In Italia, come diceva la dottoressa, abbiamo fatto notevoli passi avanti. Però ci dobbiamo anche dire che se vogliamo veramente affermare il principio di autodeterminazione libera e consapevole, perché comunque è un concetto, diciamo, abbastanza alto, in Italia non possiamo prescindere da una legge sia sull'eutanasia e sia sul suicidio assistito. Sono sicuramente parole molto forti in un contesto come quello italiano, e i passi avanti che si sono fatti con la sedazione profonda, la sedazione palliativa, con le disposizioni anticipate di trattamento, quindi con il testamento biologico, sicuramente ci aiutano, ma non risolvono assolutamente tutti i problemi. Perché per esempio io, persona, posso essere una persona malata, utilizzo un termine bruttissimo, terminale, posso, per me può non essere dignitoso arrivare alla fine privo di coscienza, quindi magari per me la sedazione profonda non va bene. Allora magari io posso essere una persona libera e informata che può decidere il suicidio assistito, ma anche il suicidio assistito, dove è possibile praticarlo in Svizzera, quindi ai nostri confini, no? E qui si attiva sempre quel discorso di chi può e di chi non può, perché fare un suicidio assistito in Svizzera, se non si hanno una quindicina di franchi, è impossibile. Quindi bisogna pensare pure alle persone che possono piuttosto che non possono. Anche il suicidio assistito non risolve tutti i problemi, perché uno dei principi cardine del suicidio assistito è stato legalizzato in Svizzera, è quello che l'atto bisogna farlo da solo, quindi la famosa pozione tossica che porta in giro di pochi minuti alla morte di quella persona, con tutte le precauzioni, tutte le normative che sono imposte, è un atto che uno deve fare autonomamente, non può esserci un'altra persona che gli somministra la pozione. Quindi per rispondere a tutte le esigenze e per dare, come posso dire, pieno accoglimento alle istanze di coloro che vogliono essere liberi e consapevoli in modo completo nelle loro scelte, questo può passare soltanto attraverso una buona legge sia sull'eutanasia che sia sul suicidio assistito. Voglio aggiungere una piccola cosa. Sì, non ho detto sicuramente che alla legge ci arriveremo. Però io ci tengo a precisare che le proposte di legge che sono state fatte hanno molte pecche. Alcune addirittura tolgono quello che è l'aspettativa di vita. Cioè, una persona può ricorrere all'eutanasia, una proposta di legge ci diceva quando l'aspettativa di vita è più o meno intorno ai 18 mesi, cercando un pochino di... Le ultime proposte hanno tolto anche questo limite. Nelle nazioni dove c'è una legge sull'eutanasia, i paletti messi dalla norma sono saltati in brevissimo tempo, e se adesso c'è una facilità a ricorrere all'eutanasia che a,
è uscita fuori dai confini e dagli schemi dell'etica. Quindi quello che io mi auguro è che se la legge viene fatta a dovere, perché là poi diventa una selezione naturale. Significa che se io ho un figlio che penso che non vive dignitosamente perché ha una disabilità, io posso decidere, perché sono il tutore, che questo figlio non deve vivere più. Ragione. E questo non può avvenire, perché qua allora diventiamo Darwin, la selezione naturale, facciamo la specie perfetta. Invece il nostro corpo non è perfetto, siamo esseri umani. Quindi io auspico sicuramente la libertà per tutti di quello che è, ma la libertà per tutti, poi là vanno messi i paletti giusti, perché chi non può decidere non deve incorrere nell'essere mano di qualcuno che decide per lui. Là diventa davvero allo sbaraglio, e in molti paesi si sta cadendo in questo. Mi posso permettere? Sì, assolutamente. Solo per mettermi di aggiungere la cosa, è ovvio che ho bisogno di una buona legge con dei paletti ben definiti, no? Perché a conclusione del ragionamento di prima, il rischio è proprio il rischio italiano, cioè quello che accade adesso, perché in Italia l'eutanasia è vietata, ma non è che non c'è. In Italia l'eutanasia c'è, ci sono fior di studi che ci raccontano dell'eutanasia clandestina che viene fatta per pietà anche negli stessi ospedali, ci sono studi affermati su questo che parlano anche di numeri, e questo qui avviene nella clandestinità, e dietro la clandestinità si nascondono tutta una serie di cose che non sono assolutamente pregevoli, che sono i famosi fatti di eredità, che sono i famosi fatti di liberarsi di una persona che comunque ha bisogno di tantissima assistenza e che quindi è diventato magari un peso per qualcuno. Dove c'è naturalmente proibizione si innescano i meccanismi di clandestinità, dove si innescano i meccanismi di clandestinità si sguazzano proprio. Mi auguro che negli ospedali siano proprio delle cose, delle mosche bianche molto illecite, perché se no... Basta contattare Mario Riccio, che su questo qui... Io voglio non sapere. Sì, io volevo fare una riflessione sulla base di quello che ha detto lei. Io volevo dire questo, quello che ha detto la dottoressa mi ha molto colpito, perché è vero. Allora, se noi stiamo abdicando alla cultura della vita e alla cultura dei valori, perché il problema è che molto spesso, al di là della pietà e della comprensibile umanità per chi soffre realmente, che può suscitare certamente questo, ma la non accettazione del diverso, la non accettazione di chi non è all'altezza della competitività che oggi è diventata sfrenata e che tende ad escludere piuttosto che ad includere, questo significa che chiaramente porta al pericolo che diceva la dottoressa e che mi trova perfettamente d'accordo, perché noi stiamo andando verso l'ideale di una società perfetta, ma se, e che quindi esclude tutti i diversi, tutti coloro che non sono all'altezza di creare poi profitto, poi alla fine di essere efficienti per un ideale di mal compreso di efficienza. A me richiama molto Hitler questa situazione qua. Fondamentalmente l'ideale nazista era la società della perfezione, e noi quando cadiamo in questo discorso, secondo me andiamo verso un'aberrazione. Cioè, noi stiamo andando verso una cultura della morte, verso una cultura dove chi non è all'altezza della situazione viene escluso. Allora, mio figlio è down, come potrà vivere down? È meglio sopprimerlo. Io leggevo l'altro giorno da una parte, non so se è vero o non è vero, non mi ricordo in quale paese straniero, non ci sono più, non nascono più bambini down, perché vengono soppressi all'origine. È giusto, cioè a questo punto ognuno deve fare una scelta etica, perché il problema non è soltanto della sofferenza che è comprensibile, è una scelta etica di che cosa noi intendiamo per vita e quali sono i valori che vogliamo perseguire nella nostra vita e quindi la società che vogliamo. Questo mi sembra fondamentale. Beh, mi sembra che questo intervento sia in qualche modo un inno alla vita. D'altra parte anche nel libro troviamo che questo autore G, con tutti i problemi, con tutte le, come dire, con tutti i Parkinson, però ha una rabbia proprio perché ama la vita alla fine. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei qui, ringraziando naturalmente il Circolo per questa opportunità che ci ha dato.
ringraziando gli amici della UBI che ci ospitano, ringraziando tutti voi che avete avuto la cortesia e la pazienza e anche credo l'interesse, però, perché ho visto tante facce attente, di ascoltarci. Buona serata a tutti, grazie.